Ben ritrovati, ore 13, il nostro approfondimento che oggi si concentra sullo sport, in particolare sulla Triestina, in compagnia del giornalista di City Sport, Roberto Rizzio. Ben ritrovato. Ciao Bernardo, buongiorno a tutti. Triestina a sette strisce, l'abbiamo detto, parte il nuovo corso della Triestina americana, è arrivato, diciamo, l'ufficialità anche da parte della società. La Triestina, che sotto la gestione Giacomini fino a questo momento era stata silente rispetto alla trattativa, ieri il comunicato via web che ha elargito i ringraziamenti e ha confermato questo passaggio di quote, augurando ovviamente il meglio per la piazza triestina. Si apre dunque un nuovo corso, Roberto Rizzio. Eh sì, un corso che desta sicuramente molta, molta curiosità, ovviamente ancora sappiamo solo un po' per ipotesi, un po' per qualche indiscrezione, quale potrebbe essere l'idea di progetto da parte dei nuovi arrivati. Ne sapremo di più i prossimi giorni quando saranno a Trieste e presenteranno anche pubblicamente, insomma, la loro presenza qui alla Triestina. Insomma, indubbiamente. Da un punto di vista finanziario sembra, insomma, che la solidità ci sia e penso di poter dire che si tratta sicuramente di un passo in avanti rispetto a quanto abbiamo visto quest'anno, in cui sì, insomma, poi le cose sono state portate a termine, ma sempre un po' col fiatone, con l'acqua alla gola. E per cui vediamo, insomma, ci sarà sicuramente un cambio, oltre che di proprietà, anche di metodo, di paradigma. Un modello appunto americano in tutto e per tutto, e vedremo, insomma, come si sposerà con gli obiettivi della Triestina, che penso siano quelli anche della nuova proprietà, di crescere dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista, diciamo, fuori dal terreno di gioco. E vediamo, insomma, cioè, sono sicuramente molto, molto curioso, ma una curiosità, diciamo, volta un po' anche alla fiducia, se vogliamo dire così. Ecco, tu menzionavi il cambio di approccio, anche di metodo, probabilmente perché non ne abbiamo una certezza fin tanto che non lo diranno i diretti interessati, però i nomi che probabilmente già si sono portati dietro questi nuovi proprietari della Triestina sono persone che hanno lavorato nel Venezia e che hanno avuto un approccio, diciamo, analitico a quello che è sia lo scouting, quindi la ricerca dei giocatori, la ricerca degli elementi che poi comporranno l'organico della prima squadra, quindi non soltanto i giocatori ma anche lo staff, quindi analitico nel senso che si affida a prestazioni, numeri, statistiche, anche il rendimento di quello che poi è la stagione e non lo fa solo all'inizio in fase di mercato, ma la fa, diciamo, di pari passo con l'avanzamento della stagione. Quindi, come dire, un monitoraggio continuo in questo caso. Sì, sicuramente, come dicevo, un cambio di approccio e di paradigma che io mi auguro, insomma, poi appunto, come dicevi tu, ne parleranno loro, ce lo spiegheranno loro più nel dettaglio, che sia, diciamo, non un dogma, no? Nel senso, ok, l'analisi, ok, le statistiche, ok, il moneyball, come lo chiamano, però, insomma, credo che comunque la visione del campo, le sensazioni anche nel confronto con l'allenatore, con la dirigenza, lo staff, diciamo, sportivo sia importante. Credo che i due approcci vadano il più possibile fusi, poi vediamo, ovviamente, si tratta di una realtà, nuova per certi versi, ma con persone che comunque il calcio, in qualche modo, appunto, come dicevi tu a Venezia, lo hanno già ben che masticato. Vediamo, insomma, come appunto questo approccio, questa metodologia si sposerà poi con, come dire, il modo di fare italiano di calcio, no? Fatto un po' più, un po' meno analitico, un po' più, se vogliamo chiamarlo così, fantasioso, un po' più latino. Insomma, i due modelli probabilmente messi bene insieme possono portare, secondo me, delle cose interessanti, però è chiaro che probabilmente ci vorrà anche un po' di tempo. Io non credo, o meglio, tutti ci auguriamo che magari il progetto possa essere vincente e avere una Triestina protagonista da subito. Non credo sarebbe un dramma se invece ci volesse un anno di, chiamiamolo, rodaggio, ovviamente. Non da salvarsi all'ultimo minuto dei play-out come quest'anno, ma con un campionato, diciamo, di buon livello, facendo i play-off, insomma, indipendentemente, adesso non voglio fare Sì, ranking, classifiche, non diamo eccetera, obiettivi ancora esatto, prima, certo. per poi crescere gradualmente e puntare,
due, tre anni, insomma, l'ho detto anche parlando così informalmente con altre persone, dovesse capitare che mi dicono la Triestina sarà in B fra tre anni, io lo firmo col sangue, insomma, per cui andrebbe benissimo, è giusto dare un tempo di rodaggio che appunto sia non da acqua alla gola come l'ultima stagione, ma credo che non sarebbe un dramma non salire subito, anzi, certo. credo che anche visti i tempi in cui le cose si stanno facendo, probabilmente ci vorrà un po' di tempo. Ecco, ricalca un po' anche quanto abbiamo vissuto da spettatori e anche da diciamo giornalisti chiamati in causa a raccontare le cose, la stagione dell'anno scorso, quando la Triestina è stata sì salvata anche in questo caso un po' all'ultimo con l'arrivo di Simone Giacomini e della Atlas Consulting, perché la costruzione della squadra lì è partita tardi come elementi della prima squadra, cambiati praticamente tutti, se non sbaglio solo uno o due giocatori, Crimi e forse alla Millimacchi all'inizio, poi è andato via anche lui, ma insomma era già in margine della rosa. Comunque diciamo solo Crimi è rimasto, poi tutti gli altri sono stati cambiati, ma è arrivato tutto già a luglio inoltrato, molti degli acquisti sono stati presentati quando erano in ritiro. Ecco, siamo il 6 luglio, quindi anche quest'anno la costruzione della squadra forse, dico forse perché poi non sono io a fare il mercato, ma forse vivrà un po' l'affanno di dover fare in corsa tutto quanto per presentare poi in asse di partenza una squadra completata ma non del tutto amalgamata. Sì, sì, beh, sicuramente. Lo diciamo calendario alla mano, non perché. Sicuramente si sconterà un po' di ritardo, ci sarà la scelta dell'allenatore che tra l'altro a quanto pare è imminente, insomma, da quanto emerge potrebbe appunto essere questione di poco tempo e probabilmente si andrà su Tessere. E da lì insomma si costruirà la squadra, vediamo intanto cosa si deciderà di fare con i giocatori che già ci sono, esatto. Perché è stato un cambio di proprietà, ma la Triestina ha un gruppo di giocatori sotto contratto, alcuni dei quali sono di fatto degli esuberi, prestiti di gennaio che sono rientrati, i Sabbione Ganz. I Ganz, il Sarzi Putini che è rimasto, i Galliani, insomma giocatori che di fatto erano già ai margini prima o addirittura non alla Triestina per la seconda parte della stagione e che immagino insomma non rientreranno nel progetto sportivo. Per cui la squadra sarà sicuramente modificata in maniera sostanziale, mi auguro comunque che si cerchi di costruire da una piccola base che da gennaio dell'anno scorso in poi si è creata, al di là del fatto che Celeghin per motivi appunto di questa trattativa che è andata avanti non c'era la possibilità di rinnovare il prestito o di riscattarlo, Tavernelli idem, Tessiore è andato a Cittadella, Piacentini è finito il prestito, insomma tutta una serie di cose, Matosevic stesso, quindi la parte diciamo più positiva nella seconda parte della scorsa stagione, il nucleo solido di quella squadra un po' è venuto a mancare, ci sono altri giocatori comunque importanti, Masi, Malomo, Bakogu, Adorante, Rocchetti, in realtà ci sarebbe anche Felici se non andrà in altri lidi, insomma comunque una piccola base c'è, mi auguro che queste persone che arrivino, che sono arrivate, abbiano visto cosa è successo l'anno scorso, si siano informate, abbiano capito che rifare 24, una rosa di 24 giocatori è una sciocchezza e quindi si possa avere un piccolo nucleo, che ripeto sarà piccolo, però può servire diciamo a consolidare qualcosa, vediamo, insomma lo sapremo nel giro di pochi giorni. Ecco, il bilancio invece di un anno di presidenza Giacomini, e come lo si può definire? Perché l'obiettivo di mantenere la categoria, sebbene non fosse probabilmente quello che si erano immaginati all'inizio dell'avventura, anche con il mercato importante che hanno fatto, è un obiettivo raggiunto, ma è un obiettivo che si è trasformato in un obiettivo da raggiungere in corsa, perché non era quella la premessa. Quindi almeno la salvezza è arrivata. I conti in termini di pagamenti, come, insomma, risulta essere tutto fondamentalmente aggiustato, o se non aggiustato nell'immediato rateizzato, quindi diciamo la società che viene consegnata è una società che stando alle informazioni è comunque in regola con l'iscrizione, con i pagamenti, anche il Comune di Trieste per dire,
vantava un credito da parte della Triestina, intesa come club anche di annate precedenti, per tutta una serie di questioni legate allo Stadio Rocco, che hanno, diciamo, trovato un accordo in un piano di rientro rateizzato. Quindi, come dire, non, probabilmente questi nuovi statunitensi non ereditano una società in forte debito, ecco, no, come questo, dire, insomma. Questo tutto sommato no, bisogna però dire una cosa prima, sì, di tracciare un bilancio. Sì. Allora, a Giacomini, Atlas, insomma chi ha gestito la società fino a pochi giorni fa, va riconosciuto, secondo me, una cosa principale, che è quella di avere salvato la Triestina dalla sparizione dopo la morte di Mario Biasini. Esatto, questo, sì, quello sicuro. Questa è la cosa che sicuramente va riconosciuta. Il resto, quindi, pagare chi andava pagato, la salvezza sul campo, l'iscrizione, io l'archivierei come ordinaria amministrazione, cioè vorrei vero. Ben vedere sulla carta dovrebbe essere così, cioè, per so tutti. Che qui a Trieste siamo abituati, esatto, a esultare a, quando a, c'è una, a qualsiasi la normalità. Cosa, però questa dovrebbe essere la normalità, per cui insomma faccio fatica. Poi, per carità, il modo in cui è arrivata la salvezza è stato per certi versi esaltante, cioè la partita di Seregno, il gol al 93esimo, quando era, di Tavernelli, rimarrà comunque un bel ricordo, se vogliamo, però tutta questa cosa qui, a parte appunto il capitolo iniziale, che è un punto a favore loro, credo che vada messa come ordinaria amministrazione. Per il resto, secondo me, la gestione è stata pessima, perché le risorse prese un po' qua, un po' là, non si è ben mai capito bene da dove, come arrivassero, insomma è differente, però vabbè, questo sono, se vogliamo, problemi loro. Comunque sono state investite parecchie risorse, ma molto male. Il progetto sportivo è stato affidato a Romairone, che io non voglio dare giudizi, diciamo, universali, no? Nel senso, in questa stagione Romairone ne ha azzeccate poche, quindi da quel punto di vista malissimo, dal punto di vista dei rapporti con la città, con tutto, peggio ancora. Un'altra cosa che possiamo dare, diciamo, a loro credito è non aver sbaraccato quando le cose sembravano finite, quindi a gennaio la retrocessione sembrava praticamente inevitabile. In vista, sì. E invece, insomma, si è rifatta la squadra, il Pavanella ha fatto un passo indietro, si è affidata alla squadra Gentilini, insomma in qualche modo si è riusciti a raddrizzare la barca, tra mille sofferenze, perché praticamente per tre volte la squadra era praticamente retrocessa, è stata tirata su per i capelli, insomma, in qualche modo però la salvezza è arrivata. Ripeto, però giudizio abbondantemente negativo e non credo sia molto da dire, anche ieri, certo, nel comunicato di Giacomini si cercava di, lui stesso cercava di, così, accreditarsi alcuni meriti che, ripeto, secondo me sono ordinaria amministrazione. Un merito che do a Giacomini sul comunicato di ieri è aver evitato il "non mi hanno fatto lavorare in questa città", è stato, diciamo, signorile in qualche modo nel suo messaggio di chiusura. Quindi questo va bene, però per il resto abbondantemente insufficiente. Guardando a quello che è stato il percorso di Venezia, si può pensare un po' a quale sarà il modello anche a livello di comunicazione, di rapporti con la città, che si potrà instaurare a Trieste? Ma non so sempre se in maniera teorica, perché non poi so se sarà a dimostrarlo. Se sarà Venezia, Venezia sicuramente sarà un punto di riferimento, nel senso che nasce un po' da lì la cosa, no? Qui a Trieste abbiamo già un altro piccolo modello americano, che è quello della Pallacanestro Trieste, che è ancora un po' in fieri, nel senso, insomma, hanno preso la società a stagione iniziata, qualcuno già dice "ma già con gli americani abbiamo avuto una retrocessione", però insomma forse addebitarla loro non è tanto così generoso, non è così giusto, sì. Però ripeto, il modello americano un po' abbiamo visto qual è in Serie C, ovviamente non è nella Serie A e neanche la Serie B, il Venezia le ha fatte un po' tutte e due, queste le due principali categorie, la Triestina parte da una situazione un po' diversa, vediamo come sì, andrà, come si evolve. Io ho una domanda che sarà probabilmente la curiosità anche di quando incontreremo la nuova proprietà.
ma magari anche da rivolgere alla vecchia, perché vendere? Cioè, Giacomini ha venduto, secondo te, perché ha visto che non c'era più il terreno fertile per continuare, o perché la proposta, diciamo, che è arrivata da questa LBK Capital era interessante, e quindi, come il business dice, se tu mi offri una buona cifra, a questo punto vendo. Ma nel senso, non si era innamorato, non è un tifoso probabilmente Giacomini della Cristina, lo è diventato imbarcandosi in questa avventura, però probabilmente un po' le due cose, nel senso che Giacomini, probabilmente lui e chi, diciamo, faceva parte del gruppo, ha capito che gestire una società di calcio è qualcosa di diverso dalla scuola di TikToker, con tutto il rispetto, non è ironia davvero. Sono modelli diversi. Sono due cose completamente diverse. E tra l'altro, gestire una società di calcio professionistica di una città comunque che ha un suo seguito, tutto quello che vuoi, comporta anche delle energie da spendere, che probabilmente non in questo anno Giacomini, che per lui si è accorto di non avere, tanto che, insomma, è quasi un paradosso, ma a un certo punto l'uomo della società a Trieste era il papà di Simone Giacomini, che, se vogliamo, è un po' qualcosa che è qualcosa di dilettantistico da questo punto di vista, no? Al di là delle persone, non è un giudizio sulle persone, ma proprio del modo di fare. È un giocattolo costoso, perché comunque mantenere una società che costa. Le abbia messe lui con le sue società, che sia andato a cercare finanziatori, eccetera, è comunque un costo, un impegno, e quindi probabilmente ha fiutato il business. Quindi nel momento in cui c'era un interesse tra l'altro non di oggi, nel senso che questi americani si erano già fatti vivi ai tempi di Milanese e Biasin, poi non si era potuto fare, prima non si era fatto perché non c'era l'interesse a vendere, poi dopo, quando la Triestina era in vendita, non c'erano i tempi per la due diligence, chiaro, tutto chiaro, quanto, chiaro. Eccetera. È stata ripescata, tra virgolette, questa opportunità, ed è stata portata a termine, perché probabilmente chi c'era prima, Atlas, Giacomini e il suo gruppo, si è accorto che valeva la pena quantomeno minimizzare le perdite, se vogliamo. Bene. Grazie Roberto Rizzio per l'analisi un po' di quello che andremo a conoscere di più nelle prossime giornate. Grazie, buona giornata. Grazie e buon lavoro. A te, buongiorno a tutti. Ci fermiamo, fra poco il telegiornale. Buongiorno a tutti e bentrovati all'edizione meridiana del telegiornale di Tele4. È morto il turista tedesco in vacanza a Grado, disperso da ieri mattina dopo essersi allontanato dalla riva per fare una nuotata. A trovare il corpo questa mattina verso le 9.35 è stato un battello veloce del comando Guardia Costiera, lo ha reso noto la Capitaneria di Porto. Le ricerche erano incominciate ieri mattina verso le 11.50, coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Trieste, impiegando un consistente numero di unità navali della Guardia Costiera di Grado, Monfalcone e Trieste, un'unità dei Carabinieri, una dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, con il supporto aereo di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia. Inizialmente condotte lungo il litorale di Grado, in mare e in spiagge, si erano successivamente allargate anche al mare aperto, senza trascurare le acque interne e il canale di accesso al porto di Grado, pattugliate più volte proprio nella ricerca dell'uomo. E nel canale di accesso in porto, che nel corso di un nuovo controllo da parte dei mezzi della Guardia Costiera, è stato trovato e recuperato il corpo del turista. Sono in corso indagini per fare luce sulle cause di questa tragedia, che di fatto si è conclusa questa mattina a un giorno dall'avvio delle ricerche. Noi andiamo ora in collegamento con la sala operativa della polizia locale invece per gli aggiornamenti che sono relativi alla giornata odierna. Con noi l'ispettore capo Lionello Schillani. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Cosa ci dice di questa mattinata e se ci sono anche appuntamenti in agenda per oggi?
Sì, allora, la mattinata è stata abbastanza tranquilla, tranne che tra le 7 e le 9 in località Contovello c'è stato il problema per un autoarticolato che si è, diciamo, tra virgolette, perso e si è incastrato, quindi abbiamo dovuto chiudere la strada del Friuli per 2 ore, liberare il mezzo e riaprire la circolazione che adesso è regolare, come su tutto il resto della zona, del comune. Quindi non abbiamo particolari interventi in zona o zone di interesse, il traffico è scorrevole, abbastanza scarso. Adesso sta montando un po' di maltempo, vedremo se in temporale o qualcos'altro potrebbe creare dei disagi alla circolazione. Per quanto riguarda in agenda gli appuntamenti, ho sempre la chiusura serale di Viale 20 Settembre tra Streller e Zovenzoni, la via Streller per le rappresentazioni del Fantasma dell'Opera, e inoltre ci sono i lavori di segnaletica notturna, le ditte opereranno nella zona di Viale Miramare e Grignano. In centro città, sulle rive Corso Italia, a completamento delle zone già inizialmente dipinte, e a Opicina, sempre per il completamento del rifacimento segnaletico orizzontale. Come dico sempre, fare attenzione ai cantieri e agli operai che lavorano appunto in orario notturno. Altre cose particolari non ci sono, per domani in agenda non ho nulla di particolare, tra le 11 dovrebbe esserci il sorvolo delle frecce tricolori, non sono previste chiusure, altro un po' di frastuono, tutto dovrebbe essere, diciamo, risolversi velocemente. Con questo restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Schillani, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche lei a tutti i telespettatori. Grazie. È arrivata oggi la decisione del Tribunale in merito alla richiesta da parte di una donna triestina affetta da una malattia invalidante di ordinare ad Asuggi di procedere con il trattamento di fine vita. L'azienda dovrà accertare una serie di presupposti. La decisione finale sarà sottoposta al Comitato Etico Unico Regionale. Vediamo di più nel servizio. Comitato Etico Unico Regionale, cui spetta il compito di valutare tutte le sperimentazioni che si svolgono sul territorio presso le aziende sanitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private temporaneamente accreditate, a pronunciarsi in merito alla possibilità che la donna triestina affetta da una malattia invalidante possa accedere al trattamento di fine vita e secondo quali modalità. Il Tribunale così ha deciso oggi in merito ad un ricorso urgente presentato qualche settimana fa, in cui si chiedeva di ordinare ad Asuggi di verificare se sussistano le condizioni per procedere, stabilendo le modalità di esecuzione del trattamento, compresa la prescrizione del farmaco a ciò destinato. Il Tribunale non ha accolto tale richiesta. Per il momento Asuggi dovrà soltanto accertare se la persona sia mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, se sia affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute dalla stessa intollerabili e sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In merito alle altre e più stringenti richieste, il Tribunale ha ritenuto non esistessero i presupposti per l'accoglimento, poiché, non essendo scontato l'esito dell'accertamento, non vi sarebbero al momento i requisiti di attualità necessari per imporre ad Asugi di procedere di fatto con il trattamento, soprattutto per quanto concerne l'individuazione del trattamento farmacologico e le modalità di esecuzione del suicidio assistito. Il Comitato Etico Unico Regionale dovrà essere espressamente interpellato per arrivare al pronunciamento. Trattiamo ora gli argomenti relativi al bilancio comunale. L'assestamento di bilancio nella quota in conto corrente è di circa 12 milioni e mezzo. Il Comune di Trieste, per voce dell'assessore alle finanze Everest Bertoli, ha già inquadrato le principali destinazioni di questi fondi che andranno fra i vari capitoli al turismo, alla cultura, al sociale, al personale comunale, ma anche al Porto Vecchio. I dettagli sono stati forniti nella conferenza stampa di questa mattina, dove proprio l'assessore Bertoli ha spiegato di più. L'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli ha presentato oggi in conferenza stampa i punti principali della variazione di bilancio che lunedì andrà in discussione nell'Aula del Consiglio. 12 milioni e mezzo di euro circa di fondi correnti divisi in tre macro aree: avanzo vincolato 3 milioni e 7, avanzo accantonato 3 milioni e mezzo, avanzo in quota libera con 5 milioni e 77 mila euro. È dello stesso Bertoli che menziona gli interventi più rilevanti. Possiamo citare per esempio la scommessa di BAT, l'aumento di capitale dell'Interporto per partecipare alla fase 2 dello
dello sviluppo del BAT, del progetto BAT, pari ad 1 milione di euro. Ne possiamo parlare di 1.616.000 euro a sostegno dei teatri e 1.200.000 euro a sostegno del turismo, 3 milioni e mezzo a sostegno del personale per gli adeguamenti contrattuali del dipendenti del comune di Trieste. Possiamo aggiungere i 2.700.000 euro per i trasferimenti, gli aiuti a favore delle famiglie e delle persone in difficoltà, 500.000 di euro per esempio per la manutenzione del verde pubblico. Ecco, tutta una serie di interventi puntuali che con questo assestamento che andrà in aula lunedì permetterà appunto a tutti i nostri uffici poi di avviare immediatamente gli interventi a favore insomma della cittadinanza e del tessuto economico. Ci sono anche delle novità relative al Porto Vecchio, su tutte la richiesta all'autorità portuale della concessione pluriennale delle aree a mare, in modo da consegnare in futuro al soggetto che prenderà in mano la gestione dell'intera area di rigenerazione urbana anche la parte più vicina allo specchio acqueo. Abbiamo deciso di chiedere all'autorità portuale in concessione tutta l'area marittima, tutto il fronte mare, gli specchi d'acqua, i 2 metri, in una concessione lunga cinquantennale che verrà messa a disposizione in subconcessione al soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica per quanto riguarda l'area di Porto Vecchio e soprattutto il progetto di rigenerazione urbana, perché come abbiamo già ripetuto parecchie volte il nostro obiettivo non è quello di vendere gli immobili, sono 52 milioni di euro, ma di avere anche un progetto globale di sviluppo per l'area, perché quello è il futuro non solo dei prossimi 5-10 anni, ma il futuro di Trieste per i prossimi 30, 40, 50 anni. Questa sera ritorna l'appuntamento con Ring su Tele4 alle 21, ospiti Claudio Giacomelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, poi Angelo D'Adamo, responsabile della Feder Consumatori di Trieste, e Fausto Tomasello del Partito Democratico. Alle 22 si tratterà l'argomento del caso della morte di Liliana Resinovic. In studio con Ferdinando Avarino ci sarà l'avvocato Nicodemo Gentile, avvocato di Sergio Resinovic, poi ci sarà il collega Gianluca Paladin di Tele4, Nicolò Giraldi, responsabile di Trieste Prima, e Giampaolo Sarti del quotidiano Il Piccolo, giornalista del quotidiano Il Piccolo. Questo alle 22, quindi la puntata è divisa praticamente su due principali argomenti. Andiamo adesso invece a raccontare un episodio che è accaduto questa mattina sempre nel contesto politico del Consiglio Comunale, in questo caso nelle commissioni, perché al suo esordio nella Commissione Bilancio, ereditando la presidenza dalla collega di partito De Gavardo, il consigliere Cinque Palmi ha parlato in commissione mettendo un po' le basi di quello che sarà il suo lavoro, non effettivamente in linea con le opposizioni. Sentiamo il perché. Esordio contrambusto per il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gabriele Cinque Palmi, che oggi ha diretto la sua prima seduta della commissione consigliera al bilancio nelle vesti di presidente. Le opposizioni lamentano l'atteggiamento a tratti superbo del consigliere tricolore, che durante l'incontro avrebbe riferito di non possedere quei tratti democratici che probabilmente l'opposizione si aspetterebbe dalla figura del presidente di commissione. L'uscita, intesa dai colleghi di maggioranza come una battuta forse troppo spinta o mal interpretata, non è però andata giù alla minoranza, che ha subito mosso polemica. In uno scambio dialettico con il sottoscritto si è lasciato scappare quasi con un piglio di orgoglio: io non sono democratico. Ecco, credo che esternazioni di questo tipo non siano più tollerabili, non possano essere tollerate, per questo chiederemo anche un intervento del Presidente del Consiglio Comunale affinché censuri il comportamento assolutamente inappropriato. Sono dichiarazioni gravissime e inaccettabili, di fronte alle quali non si può affermare che il nuovo presidente della Commissione Bilancio sarà un presidente che tutelerà tutti i consiglieri, in particolare quelli di minoranza. Non si tratta di un ruolo che può essere esercitato in questa modalità. Questa prima giornata di lavori con queste dichiarazioni gravissime lo ha dimostrato, per cui esprimiamo una profonda preoccupazione per la scelta della maggioranza di attribuire la presidenza di una commissione così importante come quella al bilancio a una persona che per sua stessa ammissione non ha evidentemente le caratteristiche e la caratura per svolgere un ruolo che, ricordiamo, il ruolo della presidenza della commissione è un ruolo di garanzia e deve essere un ruolo di garanzia di tutti i consiglieri. Un pessimo inizio per quella che dovrebbe essere una figura di equilibrio e un pessimo esempio anche per i cittadini. Ricordiamo infatti che tutte le commissioni sono pubbliche. Affermare quasi con orgoglio che non si è democratici nella casa comunale ritengo sia una cosa molto grave.
Illegittime le riammissioni dei migranti in Slovenia. Secondo l'ultima sentenza del Tribunale di Roma, il Ministero dell'Interno dovrà risarcire un migrante pakistano trattenuto e respinto nell'ottobre del 2020 dall'Italia verso la Slovenia e poi a catena verso Croazia e Bosnia. Abbiamo sentito il presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Seconda sentenza del Tribunale di Roma dopo quella del 2021 sui respingimenti dei migranti in Slovenia. Questa volta il Ministero dell'Interno italiano è condannato a risarcire oltre 18.000 euro a un richiedente asilo pakistano trattenuto e respinto nell'ottobre 2020 dall'Italia verso la Slovenia e poi a catena verso Croazia e Bosnia. La decisione del Tribunale di Roma, spiega ai nostri microfoni il presidente ICS Gianfranco Schiavone, ha messo nuovamente in evidenza l'illegittimità della procedura di riammissione al confine orientale italiano. In questo caso abbiamo una situazione nella quale c'è la prova della presenza della persona al confine italiano e si tratta di un richiedente asilo pakistano che il 17 di ottobre del 2020 ha cercato di chiedere asilo appunto al confine triestino italo-sloveno, ma è stato appunto oggetto di un respingimento, cioè di una riammissione informale. Da questa riammissione informale in Slovenia è seguito, come purtroppo sempre, una catena di riammissioni, tra l'altro con uso anche di forti violenze fisiche sulla persona, la quale è stata poi rigettata oltre il confine bosniaco e è stata abbandonata a se stessa, non è andato in alcun centro di accoglienza ed è vissuto all'aperto in pieno inverno. Il giudice ha quindi riconosciuto la violazione delle normative nazionali ed internazionali, l'impossibilità appunto di non prendere la richiesta di asilo, l'illegittimità di non dare nessun provvedimento, di non notificare alla persona nessun provvedimento, quindi la cosiddetta informazione delle riammissioni, e ha ulteriormente sottolineato che l'accordo di riammissione italo-sloveno, oltre a non applicarsi in nessun caso ai richiedenti asilo, comunque non è una norma, ma è un semplice accordo che deve sottostare alle norme europee e internazionali. Quali dunque le aspettative e gli auspici per chi si occupa dell'accoglienza dei migranti da questa sentenza? Ci auguriamo che questa sia veramente la parola fine di una storia veramente orribile, che è orribile per quello che è successo a Trieste, ma anche orribile per la propaganda culturale e politica che si è fatta e che si è fatta fino adesso. Pagina meteo con la lettura dal sito dell'Osmer, un'evoluzione incerta che inquadra di fatti per oggi cielo da variabile a nuvoloso con probabili rovesci e temporali, specie dal pomeriggio sera sulla costa, vento moderato da nord-est, meglio invece domani quando su pianure e costa il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso con bora moderata al mattino sulla zona costiera, sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile, e per domani sempre non si esclude qualche locale breve pioggia pomeridiana. Nel pomeriggio di domani su pianura e costa l'aria sarà piuttosto calda e secca per debole ventilazione da est. Con il meteo dunque è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.